Al comunale di Ortona, i padroni di casa affrontano il Monte Silvano con il dichiarato intento di incamerare l'intera posta in palio, vista la precaria situazione di classifica. Neanche gli ospiti però dormono sonni tranquilli, visti i soli 2 punti conquistati nelle ultime 4 giornate, che li hanno portati ai margini della zona play-out e non possono quindi permettersi passi falsi. Panchina del Monte Silvano piena zeppa di fuoriquota e mister Zucchini schiera l'unica formazione attualmente possibile. Diversa la situazione dell'Ortona, che si presenta al completo con Damiani spostato a sinistra e Giannico punta centrale. Ma vediamo nei riflessi filmati le cose migliori dell'incontro. Al primo affondo il Monte Silvano passa. Dopo un primo salvataggio sulla linea, la sfera resta al limite dell'area giallo-verde ed Eusebio è bravo a trovare il varco giusto per mettere in condizioni Adorante di non poter sbagliare solo davanti a Vaccarini, sbloccando così la gara dopo neanche 3 giri di lancette, mettendo così in discesa la partita per i suoi. Al settimo si vede l'Ortona con Dragani, la cui sciabolata dal limite termina fuori non di molto. 2 minuti dopo, padroni di casa si rendono pericolosi con Spinelli, che scende sulla fascia e mette dentro un buon pallone, ma l'estremo ospite è bravo a neutralizzare la conclusione di Giannico. Azione corale dei padroni di casa al 26esimo, che liberano al tiro il numero 10, la cui conclusione, smorzata, finisce innocua tra le braccia di Pompei. L'Ortona ha in mano le redini del gioco e preme alla ricerca del pari, ma è poco incisivo sotto porta. Alla mezz'ora riescono a combinare Damiani e Giannico, la cui girata però non sortisce l'effetto sperato. Allo scadere della prima frazione, pericolosi gli ospiti su spiovente da calcio piazzato. Lambertini c'è, ma arriva con un attimo di ritardo. Ad inizio ripresa, l'Ortona riequilibra le sorti dell'incontro. Corre il 6° minuto quando Dragani riesce a far breccia nella difesa centrale nero-verde e serve Giannico per il facile e meritato pareggio. Il gol subito scuote il Monte Silvano, che fino a quel momento si era limitato a controllare la partita, forte del vantaggio iniziale. Al 10° con la difesa dell'Ortona addormentata, Di Cola pennella per Di Nicola, che di testa spedisce fuori un pallone che avrebbe meritato altra destinazione. Minuto 12°, comincia lo show di Vaccarini con un'uscita alla disperata ad anticipare contestabili e compagni lanciati verso la porta giallo-verde. Al 15° proteste ospiti per un contatto in aria su Lambertini. La terna arbitrale non ravvisa il fallo e fa proseguire. 2 minuti dopo, assist di Giampaolo, appena subentrata al posto di Massara, per Eusebio, anticipato in extremis prima del tap-in vincente. Alla metà della seconda frazione, Eusebio invita al tiro a botta sicura Giampaolo, ma Vaccarini si traveste da Superman e vola a respingere l'ottimo destro del nero-verde. Ancora Giampaolo, che non fa rimpiangere Massara, si rende pericoloso alla mezz'ora. Vaccarini è attento e respinge la minaccia. 2 minuti dopo, Dragani salta gli avversari come Birilli e cade in aria. Il direttore di gara, De Luca, della sezione di Teramo, lo ammonisce per simulazione. Minuto 39, ancora Vaccarini sugli scudi, quando riesce a far su il pallone che gli avanti neroverdi stavano per mandare in fondo al sacco. L'apoteosi per l'estremo gialloverde al 45esimo, quando dice ancora no alla conclusione ravvicinata di Eusebio, evitando così la capitolazione ed assurgendo al ruolo di salvatore della patria.